Buongiorno ragazzi, oggi sono tornato alla falesia di Amelia come avevo promesso, ero andato a rivedere un po' le vie che mi hanno colpito, cioè tra cui Face, detta 8+, e poi ho provato altre due vie. Diciamo che comunque la giornata è stata bellissima, sia dal punto di vista meteorologico che dal punto di vista arrampicata. Abbiamo iniziato con la via Amélie, è data 6B, una via molto interessante che si trova appena arrivati sul lato destro, appena dopo lo spigolo, perché dietro lo spigolo c'è sta un 7+, che secondo me è un po' una forzatura di via. Questo invece, questo 6B vale molto la pena. Poi ho fatto lo spigolo Bonatti, sì, un dietro lì, una via Bonatti, che poi c'è una variante a sinistra che concede, permette di arrivare in sosta per vedere poi la fine Face da sopra e vedere più o meno la linea come è organizzata. La linea Bonatti è molto bella, nella guida di data 5C non è per niente, secondo me, a mio parere 5C è abbastanza complicata e difficile. Poi la variante 6+ viene data, fondamentalmente la sconsiglio per quelli che non hanno, che non sono molto al di sopra di quel livello lì, perché è un po' chiodata in maniera alpinistica, quindi le spit molto lontani, poi si passa su roba non pulitissima, tra le piante, e poi la catena della sosta della via sta proprio fuori, cioè devi fare un traverso, devi girare uno spigolo e poi devi rigirare dietro e c'è la catena, quindi sono andato un po' alla ricerca di questa catena. Con questa cosa io, più o meno poi ricalandomi, ho guardato Face e mi ero spostato per la catena, comunque alla fine non so se tornerò a riprovarla Face. Detto ciò, poi comunque sono sceso e ho provato la via De Key, che è un 7+. Non è facile, non so se effettivamente il grado c'è come 7+, comunque è molto bella. Questa roccia pulita è chiodata meglio. Morale della favola, comunque la The Face secondo me bisognerebbe metterci una catena sotto le piante, cioè quindi inutile che andare a fare 16 metri che poi insomma sono 10 metri di alpinismo, dato che comunque è una falesia, poi quantomeno se viene pubblicata sul sito, questo è il mio parere. Però devo comunque dire per l'ennesima volta che le persone che hanno aperto questa falesia, questo muro, insomma, hanno fatto un lavoro molto 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 impegnativo, tra il sentiero che avendolo fatto oggi ho visto che comunque è un po' più complicato di quello che mi era sembrato la prima volta, che comunque chiamato all'entusiasmo della scoperta del nuovo, insomma, l'avevo visto e non visto, invece ora l'ho trovato un po' più impegnativo, ecco. Insomma, hanno fatto un grande lavoro, sia quello di trovare questa traccia su questo sentiero momento impervio, sia del lavoro di pulizia che hanno fatto sia su roccia sia per gli alberi e compagnia. Comunque c'è ancora da fare. Comunque, bellissima giornata. Ah, vi ricordo che la falesia è sempre al sole, per ora, ma non so se con l'inverno si abbasserà, però comunque io sono andato via all'una e mezza e c'era ancora la falesia al sole. Ciao, alla prossima volta con video di scalata. Ciao!